provincia di Bergamo. Vai, vai, Mario. Pronto? Dimmi, Mario. Pronto? Dimmi, dimmi. Ma chi è che parla? Chi? Sono Mario. Mario, ho capito, io sono Giuseppe, lui è David. Buonasera. Sentiamo, ecco. Ecco. Adesso ho sentito la trasmissione che parlavate dei preti, però io avevo telefonato per le puttane, non per i preti. Beh, Mario, ma tu puoi parlare di quello che ti pare. Avevo una trasmissione aperta. No, perché adesso quella cosa. Ma scusi, perché io so più tanto il bergamasco che l'italiano, perché bergamasco può essere. Conosci più il bergamasco, traduco, però parla più forte, Mario. Per adesso parli italiano, per adesso stai parlando italiano, non bergamasco, vai tranquillo. No, perché io sono anziano e ci so di più il bergamasco che l'italiano. Vabbè, questo l'abbiamo capito, che ci volevi dire? Ecco. No, ci volevo dire quella storia lì delle prostitute che voi parlate sempre in trasmissione, che c'è le puttane, le trasmissioni. Va bene, sì. Io una... Pronto? Sì, ti sento, dimmi. Ecco, io ce n'ho una a casa che adesso mi sono anche stufato, no, di questa cosa. Che cosa, chi hai a una casa? Una prostituta aveva di grazia a casa? La mestetta, la mia figlia, la Maria. Sono capito, hai una figlia, hai una figlia prostituta? Esatto, esattamente. Adesso, anche la sua mamma non è che era poi tanto, però vabbè. Invece questa qua la si è mettita nel coma, adesso mo d'esame. No, però aspetta, questo entriamo nel bergamasco e non capisco. Mario, tu mi stai dicendo, se ho capito bene, che tu hai a casa una figlia tua, sì, giusto? Sì. Una figlia, cioè sì, tua figlia. La Maria. La Maria, la Maria la conosci tu, tu mi dici la Maria, si chiama Maria, d'accordo. La Maria che figlia, fa la zoccola, la prostituta, giusto? Sì, adesso la zoccola, poverina, fa la prostituta. Vabbè, però, la zoccola, io non mica lo dico in senso negativo, sempre zoccola. Beh, ho capito, ma quello è il termine esatto. È no, ma il problema è questo, perché io sono un tipo liberale, io sono un alpino, però, non è che... Però un alpino pure. Però anche un alpino, comunque per carità, ognuno ha... Però mi pare che anche la madre facesse, cioè una cosa che anche, si tramanda... Anche sua moglie? No. Adesso la mia moglie, la Teresa, non è che faceva la puttana, sennò c'era una puttana, no? Allora, la Teresa è sempre stata una ragazza un po' spigliata, però è una brava ragazza, questo sicuro. C'è tua moglie, la sua moglie, tua moglie. Un po' spigliata. Tua moglie, Teresa, vabbè. Mia moglie. Teresa, invece tua bella mi pare una bella famigliola, tutto sommato. Tua figlia Maria, no, invece... una bellissima famigliola. Sì, Maria è bravissima, perché è una ragazza che lei adesso, lei a Natale, mi fa un sacco di regali, tutta contenta. Perché lei ci vuole bene, se si dà il papà, la mamma, i nonni, ci vuole bene. Le prostitute non è che sono così, sono delle persone. E lei non è in imbarazzo, no, mi pare bene, quindi tutto bene. No, ci mancherebbe anche quella. Ma quello che dicevo io è questo, il concetto, no? Qual è il concetto? Siccome siccome la Maria vive con me, con i suoi genitori, con papà e la mamma, no? Non è che noi abbiamo una casa grandissima, noi abbiamo un appartamento con due stanze, il bagno, la cucina e il soggiorno, basta, finito lì. Dopo c'è un terrassino che guardi giù in via Italia e basta, non c'è più niente. Adesso, quella ragazza qua, poverina, lei lavora a casa, non è che lavora per la strada, lavora a casa. Cioè dove lavora? A casa tua, Mario? Bravo, è quello che sto dicendo. No, però aspetta, riordiniamo un attimo, Parenzo, qui la storia si fa, c'è bisogno complessa. Di fare chiarezza. Allora, Maria è figlia di Mario e di Teresa, giusto? Maria è figlia della Maria. Sì, Maria è figlia di Mario e Teresa, corretto? Bravo. Quanti anni ha questa esatto. ragazza, Maria? Ce l'ha 28, 29. 28. Bene, da quanto tempo meno. Fa la prostituta? Perché fa non la potrebbe prostituta? Cambiare mestiere, adesso io... No, è che prima lei faceva la pettinatrice, no? La pettinatrice, sì. La parrucchiera praticamente. E poi? Ecco, e dopo probabilmente si vede che quelle signore lì, infatti è tutta una squadra di puttane, perché lì ho conosciuto quelle signore lì dalla parrucchiera e si sono messe in testa che loro devono fare la puttana che guadagnano di più. Io non ci ho detto, ma vedi che te guadagnerei anche di più. Però porca bestia, fare la parrucchiera è un bel mestiere, porti a casa dei bei soldini, le accontenti? No, non è giusto. E dunque, no, ma lei ma adesso se è contento lei che sua figlia faccia no, la non prostituta. È contento, infatti. No, non mi pare contento. Non lo vive come un dramma. Tu sei contento, pare, Mario, che tua figlia fa la prostituta? No, io ero più contento se faceva la parrucchiera, di ecco. La verità. E adesso, che però, guadagna di più. Certo, guadagna di più. Difatti, lei mi ha regalato una bella. No, adesso che io vado in giro con gli alpini, poi sono contento. Però non è che. Ma non è questo il problema, non è che guadagno di più, questo a me non mi interessa solo a fare i però... bene. Il problema è che questi arrivano su gli uomini in casa mia, a me mi gira l'ostia, perché ti girano i coglioni, giustamente. Per forza.
Scusi, a lei, se ci arriva su un marocchino che si siede lì sul suo divano, a lei ci piace? Beh, mi pare una situazione un po' paradossale. Mi pare però tutto un po', se no, posso dire, io non mi soffermerei solo sulla presenza del marocchino, caro amico bergamasco. Ci saranno anche italiani, immagino. No, ma in generale ma no, sulla scena. Ma non solo i marocchini, ne? Arriva solo chi te ru, ma porca bestia. Ma non è quello il punto, ma non mi interessa. No, ma anche secondo me non è quello, è in generale il punto, è tutta la storia che siccome ha fatto terribile. Mario, scusami, siccome questa signorina, la signora Maria, è sua figlia, che è sua figlia peraltro, 28 anni, ha fatto anche del denaro, perché non va a esercitare questa professione, che è una professione... Perché non cambia professione, direttamente. Vabbè, ma quello, se tu sei un bigotto, lascia perdere. No, bigotto, insomma. Mario, perché non vai a esercitare questa professione, che ne so, in un appartamento accanto, in un appartamento vicino, perché vuole essere... Esatto. Bravo, ma non è che glielo posso dire io. È sua figlia, però. Però scusi, Mario, facciamo una cosa. Io le propongo questa cosa. Ti propongo, diamoci del tu, così siamo. Siamo fratelli, praticamente. Grazie, a me, sì, cioè, a me del tu. No, ti do del tu. Dammi anche... Grazie. Prego, grazie, per carità. Però scusami, Mario, facciamo una cosa. Passamela al telefono una di queste sere. Va bene, ce la faccio. Beh, io ci dico come ti chiami te, che non mi ricordo. Giuseppe, mi chiamo Giuseppe. Giuseppe, e il suo amico lì David. Cioè, ci parlo, dico, guarda, io non ho nulla contro il fatto che tu fai la prostituta, cara Maria, però tuo padre li girano i coglioni, il fatto che c'è un sacco di traffico dentro casa. Scusa, ma poi quando avviene questa, come dire, questo meretricio, questa vendita del corpo, quando avviene questo traffico? A pomeriggio, non so, diciamo dalle dopo mangiato, no? Cioè gli orari di condominio, dalle 4 alle 10 e basta, dalle 4 alle 10. Dalle 4 alle 10, e quanti clienti vengono al giorno? Ah, porta 7-8 ria, 7-8? 7-8, 7-8, ma delle volte anche 10, Ma scusami però, caro Mario, ma e tutti questi suonano al campanello di casa? Bravo, è quello che sto dicendo, che sono al campanello, mettiamo che io sono lì, ascolto la radio, leggo il giornale, se no faccio... Ascolta la zanzara, interessante, sì, ascolta la zanzara. Ecco, mi suona il campanello, io devo andare là a guardare giù, dico chi è, perché magari penso che è un nostro, magari penso che è la posta, e invece no, magari c'è uno che mi dice, no, scusi, ho sbagliato il numero, molti mi stanno scrivendo, no, ma non è una storia vera, eccetera, io invece ci credo, perché Mario lo sento... Storia vera, vorrei vederci io quel signore lì, se ci avesse lui la figlia a casa, se non è una storia vera. E dopo cosa mi dico? Ma adesso dove sei, Mario? Dove sei adesso? Dove sei adesso? Sono in macchina, sto tornando a casa. Ecco, appunto, quando sei a casa, richiamo, ti richiamiamo noi. Mi passi tua figlia in un attimo, in una pausa tra un cliente e l'altro. Ma la che mia anche c'è domani, perché oggi è andata fuori con me e non c'era. Oggi è andata? Dove è andata? È andata fuori con delle amiche, non c'era, non so dove è andata. Ma che fa? La prostituta un giorno sì e l'altro no? No, oggi, perché doveva fare degli esami, delle cose del genere, non so, mia, robe sue. E comunque, credo, per me, deve andare fuori, non c'è. Vabbè. Domani io ci faccio telefonare, se vuole. No, ma domani senza... Ma non ho capito, ma lei dispiace però che lei fa sto lavoro? È un po' come anche nel paese, lì, insomma, non è proprio bello sapere che la figlia... No, ma lei è contenta che... No, ma qua il condominio è bravo, perché non ci dice niente nessuno, tutta gente che... molto gentile. Condominio non dicono niente nessuno, però lei un po' si vergogna o no? Mario, ti vergogna o no? Sì, io? Cos'è? Di cosa? Di che tua figlia fa la prostituta. Non è una roba normale, proprio. No, non è quello che io mi vergogno, non c'è mica vergogna. A me mi dà fastidio che se devo sedermi sul divano c'è lì uno che sta aspettando, capito? Non è questo che mi dà fastidio. Devo dire, però, solo questo. Vabbè, ma ognuno si. Per carità. Per carità. Mario, vabbè, noi diamoci appuntamento nei prossimi giorni. Io ti sono vicino per questo. Volevo dire, scusa. Dimmi che volevi dire. Volevo dirci un'altra cosa, questa qua è una mia cosa personale, familiare, che ci ho raccontato, perché voi parlate sempre di prostituzione e io ci ho portato il mio esempio, diciamo, familiare. Qualcuno continua a scrivere: telefonata palesemente falsa, ma vi assicuro che non è così, è tutto vero. Mario è una persona vera che racconta questa storia vera. Certo, se ci passasse sua figlia. Ma scusa, con i dico telefonata sicuramente falsa. Ma a me cosa me ne frega, se non c'è una figlia che fa la puttana non mi interessa mai di dircelo a lei. No, uno potrebbe dire, si inventa una storia e la racconta. Però guarda, se è falsa ti venga a prendere lì a Seriade. Dove sei? Qual è il paese?
Via Italia, seriate. Ecco, vengo no, lì a seriate e ti prendo a bastonate. È curiosa anche la moglie, la Teresa. Ecco, appunto, la moglie ormai... che fa? Che atteggiamento no, che ha? Ha detto che è un po' allegra, però questo, anche questo è curioso. No, però. Dicevo, la Teresa, ma ragazza, io con la... ma tua moglie che in tutto questo, tua moglie che dice? No, ma lei è contenta perché lei ci vuole bene a sua figlia. Tutti lei. Contenti. Va bene, ragazzi, uno fa la prostituta, tutti contenti. Sono tutti contenti. Va bene. Che, guarda, è strano, uno, che sono tutti contenti, già questo, non voglio fare il bacchettone, però per carità, tutti contenti voi. Ascolta lui te, è solo scontento del fatto che si mettono a sedere no, su di no, ma è scontento del fatto... Poi in più la signorina, la figlia adorata, si prostituisce, lavora in casa, e in questo casa, è il secondo sì, punto... particolare. No, è questo il punto. Cioè, la mamma Teresa cucina la cassola e la figlia della stanza vicino. No, capisci che no, è tutto un po'. No, la cassola. Ma quanto è grande la questa cassola per dire la cassola? Questa casa dire... quanto è grande questa casa? Poco ha detto. Sarà 80 metri. Cioè, ho detto, hai due stanze, il bagno. Due stanze. Cucina, e questi si vanno pure a pulire in bagno la... i clienti? Ma per forza, magari fa cos'è poi. Speriamo non la facciano in cucina, no? Più che altro di pulirsi. Però, no, insomma, se uno, scusi, se uno ci scappa la pipì deve andare al bagno, no? Per forza. Ho capito, ma lei capisce, amico mio, che è tutto abbastanza curioso questa vabbè, roba, no? Ci sentiamo domani, Mario. Ciao, aggiorniamoci. Mario, Teresa e Maria. Dimmi che me volevi dire, Mario, che me volevi dire? Volevo dirci anche un'altra cosa che a me mi premeva di dire alla radio. Dimmi, no? Oltre a questo, che c'è di più? Oltre a questo, che si può dire di più? Ma è una mia cosa personale. Personale, la diviso 2 milioni di persone generale, no? Che questa qua è di tutti e lì sotto sarà a 200 metri c'è i zingari, lei sa chi è i zingari? No, guardi, il problema non sono gli zingari, sì, guardi, allora... se lo lasci dire, in questo caso il problema non sono però gli zingari, però fammi sentire sta cosa sui zingari, no, dai. Ma adesso far passare per il problema gli zingari, ma che ne sai, non ha detto nulla, dai Mario, ho capito, ma sì, allora lei vota Lega per caso? Come? Lei ha votato Lega, secondo me, in passato hai votato per la Lega? Mario, vabbè, ciao.